Tenetevi forti, oggi voglio parlarvi del Confiteor, niente po' di meno che. Buongiorno, buongiorno, un buon caffè. Perché c'è uno spunto dappertutto e io vorrei riprendere questo spunto che viene dalla celebrazione della messa. Prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Comincia così il Confiteor e ci può dare qualche aiuto anche in ambito professionale. Ma come? Usciamo dalla dimensione religiosa ed entriamo in una dimensione personale, professionale se volete anche. Cosa sta dicendo questa breve frasetta? Che prima di impegnarci nelle cose che contano veramente, prima di buttarci dentro un'avventura che è davvero infinita e grande, dobbiamo riconoscere i nostri limiti, dobbiamo capire chi siamo veramente, dobbiamo ritagliarci il nostro spazio, inteso come spazio limitato, spazio di quello che abbiamo realmente a disposizione, perché senza una consapevolezza di questo spazio non si può gustare, non si può usufruire in modo corretto di quello che sta per accadere. Non è forse così anche in ogni situazione, anche quelle professionali, visto che professionalmente mi capita, quando in aula cerco di dare il mio contributo perché tutti si possa migliorare insieme, io devo trovare persone che sono disposte a mettersi in discussione, disposte a ragionare sui loro punti di partenza, che possono essere diversi, quindi espandibili, non limitati nel senso di ristretti, ma nel senso che si possono far crescere, si può comunque sempre migliorare, ma io miglioro se riconosco la mia capacità di farlo, e cioè se non parto da una posizione di supponenza o presunzione. Fin dei conti, per dirle con le parole del Confiteor, se non mi riconosco peccatore, mancante. Buongiorno e buon caffè.